Adesso riuscite a sentirmi? Mi sentite? Prima non riuscivate a sentirmi. Ah, va bene. Benissimo, adesso mi riuscite a sentire. Bene. Can you hear my voice now? Sentite la mia voce ora? Mi sentite? Bene. Io non riesco a sentirmi, quindi non so perché. Florence, can you help me? No. No, I can hear you. Can you hear me now? Ora mi sentite? We can survive today. Benissimo, ce la faremo oggi. Scusate, abbiamo avuto problemi tecnici, ma sono molto felice che questa è la prima volta in cui abbiamo 8 LIP presenti, 8 interpreti in tutto il mondo che traducono per questo studente, quindi sono molto felici. A questo punto quindi vi chiediamo di avere un po' di pazienza. Allora, siamo leggermente in ritardo. Ecco alcune linee guida per la tecnica. Vi invito a selezionare la vostra lingua in basso, italiano. Scusatemi, avete tutte le lingue e per l'italiano dovete cliccare il russo, per l'arabo il coreano e per il polacco il giapponese. Chiedo a Claudia, la mia collega, di scriverlo in chat. Noi non abbiamo l'arabo, quindi dobbiamo inserirlo. Abbiamo anche lo streaming in 5 lingue. Quindi potremo iniziare tra un paio di minuti. Polish is Japanese. Corrisponde al giapponese. Thank you, Yolanda. Grazie Yolanda, grazie per l'aiuto. Abbiamo le lingue qui, quindi interpreter Pascal chiedere al nostro interprete Pascal che di scrivere in chat che per l'arabo devono scegliere il coreano. Grazie. We have to help each other. That's sister. Dobbiamo aiutarci, non c'è niente da fare. Mi riuscite a sentire? Possiamo iniziare, credo. Grazie Pascal, ottimo. Riuscite a sentirmi? Riuscite a sentirmi? Florence dice che va tutto bene, quindi possiamo ufficialmente iniziare. Vorrei invitare Florence a mettere co-host i nostri relatori. Io sono Patrizia Morgante, funzionario per le comunicazioni della UISG. Benvenute a tutte. Siamo molto felici oggi di iniziare una serie di webinar dal titolo Sisters Empowering Women. E in questi mesi, in questo mese di marzo, che è il mese delle donne,
Siamo molto orgogliose e felici di avere per la prima volta 8 lingue per la traduzione. Abbiamo incluso anche il tedesco, il polacco e l'arabo. Quindi siamo molto felici di avere qui le nostre suore e belli che ci ascoltano nelle proprie lingue. Per i prossimi eventi avremo anche altre lingue. Quindi sarà veramente una sfida per voi. Un paio di indicazioni tecniche ancora una volta. Se avete qualunque tipo di difficoltà, vi chiediamo di scrivere a Claudia Uis. Lei vi aiuterà per tutti i problemi tecnici perché parla molte lingue. Invito tutti i relatori a rispettare le proprie tempistiche perché abbiamo iniziato leggermente in ritardo. Quindi vi chiediamo a tutti i relatori di tenere il tempo che gli abbiamo assegnato, perché questo incontro avrà un programma molto ampio. Iniziamo ancora con uno spot molto bello per Sisters Empowering Women e per questo evento di oggi. Thank you, Florence. Grazie, Florence. Oggi è la prima di una serie di eventi e oggi l'ultimo incontro sarà il 15 di luglio. Vogliamo dedicare uno spazio all'ascolto per le suore, per la fratella di tutti in tutto il mondo, ma anche per dare eco ai temi che Papa Francesco ci sta offrendo. Ve li leggerò adesso. Oggi parleremo di sinodalità. Ma parleremo di istruzione, pace, salute, economia, cura e advocacy. Sono molto felice di presentare le nostre prime due sorelle e passerò all'italiano. Che chi vuole twittare, condividere immagini, condividere foto, impressioni, potete farlo utilizzando l'hashtag Sisters Empowering Women. Lo abbiamo tenuto in inglese perché così si crea una identità comune. Abbiamo le due prime sorelle che condivideranno con noi la loro esperienza. Come attraverso la loro missione, attraverso il loro ruolo, possono dare potere, creare situazioni in cui le donne consacrate e laiche siano autonome di scegliere. La nostra prima sorella è Suor Yolanda Kafka, che tutte noi conosciamo perché dal 2019 è la nostra presidente dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali. Suor Yolanda ha una grande esperienza di pastorale, di formazione, ha studiato all'Istituto di Scienze Religiose, ha un baccalaureato in teologia, una licenza in teologia nella vita consacrata e nel 2016 ha avviato un dottorato con diversi corsi di aggiornamento sul tema del discernimento, della formazione. La ringraziamo e le diamo il benvenuto e la parola. Deve aprire il suo microfono, Florence, forse devi farla co-host, grazie. Sì, io allora passo alla stanza polacca del giapponese, approfitterò della lingua madre. Un saluto molto affettuoso e grazie per essere qui a condividere questo spazio. Un saluto grato speciale all'ambasciatrice Elisabeth Beton-Delegue
e Nathalie Beckard e Liliana Franco per aver accettato questa conversazione. Da dove veniamo per questo incontro? Quando ci incontriamo qui, veniamo dal mondo. I nostri piedi, i nostri sandali o le nostre scarpe sono pieni della polvere di tante strade e stradine, forse nei luoghi più remoti e impensabili. Portiamo nel nostro cuore la vita di molte persone, soprattutto di chi è più debole. Portiamo le speranze dei bambini e dei giovani, delle donne e delle famiglie che aspirano a cambiare la loro vita. Veniamo accompagnate dalla forza carismatica delle nostre fondatrici, delle nostre sorelle che ci hanno preceduto superando limiti che sembravano insormontabili per le donne. Veniamo come compagne nei sentieri della fede. Veniamo da esperienze di leadership e di servizio e portiamo nel cuore la responsabilità di lasciare alle prossime generazioni un mondo migliore. Portiamo il dolore e tristezza, perché le nostre viscere si commuovono davanti a ciò che sta accadendo nel mondo, soprattutto in questi ultimi anni. E portiamo anche la bellezza e la mistica che insieme al nostro intuito, come architrave, ci rendono una porta sempre aperta all'incontro con l'altro. Siamo come una porta aperta, anche quando è in uno stato di degrado, di demoralizzazione e persino di schiavitù. Sì, la mistica e la bellezza sono la nostra forza e abbiamo impegnato molto tempo per scoprire che se non ce ne prendiamo cura e non lasciamo emergere la loro forza, ci sentiamo facilmente frustrate e ci lasciamo ingannare da una vuota efficienza. Il cardinale Brás Davies, in un recente incontro con le delegate delle costellazioni della USG, il primo di una serie di conversazioni sulla sinodalità, ha detto che la sinodalità è uno dei processi più importanti nella vita ecclesiale e che oggi siamo chiamati a metterla in moto come segno dei tempi. Ci stiamo addentrando in questa novità, contenuti e inviti che sono per noi donne consacrate. La sinodalità è il cammino e la vocazione della Chiesa. È il popolo di Dio nella sua totalità, il soggetto interpellato ad entrare in movimento. Ma ascoltando Papa Francesco scopriamo che la sinodalità è anche un dinamismo che egli vede come meditazione di dialogo e di discernimento che va oltre la comunità della Chiesa. È una dinamica di dialogo con il mondo e l'umanità. C'è in essa un duplice movimento. Da un lato, un movimento lineare che fa riferimento al cammino. È un movimento circolare, comunionale. Il cammino è espressione di un processo, di un percorso, di un spostarsi dal luogo in cui ci troviamo verso una meta. Comporta crescita nella fede, un maggior vigore nella evangelizzazione. Approfondiamo della identità della Chiesa e di espansione come sacramento della unità di tutta l'umanità. Anche un cammino di conversione e discesa fino ai piedi dell'altro, fatto in modo condiviso. Ci sono tanti cammini che dobbiamo percorrere per rendere visibile la sinodalità, ma il cammino non è solo un simbolo. Il cammino è la strada e la vita di Cristo Gesù. Lui è il cammino, la sua umanità
I suoi gesti e le sue parole sono il percorso da seguire. Siamo discepoli di questo cammino e per questo siamo qui. Lo Spirito di Cristo risorto ricorda costantemente alla Chiesa questo cammino e ci ricolloca in esso quando andiamo fuori strada. La circolarità, invece, ci porta alla dimensione di una comunione dinamica. Ricollega, fa transitare i doni che Dio regala ai credenti. Questo movimento garantisce lo scambio e il vincolo, basandosi sulla vocazione battesimale comune, la varietà dei carismi, che sono doni dello Spirito Santo, con i quali abbellisce la Chiesa e il ministero specifico dei pastori. Come donne consacrate religiose ci troviamo in questo cammino sinodale e vogliamo continuare a potenziarlo. Credo che ci siano due aspetti con cui partecipiamo in questo processo, come sorelle e come discepole. La nostra vita deve essere un canto all'uguaglianza nella dignità umana, fondamentale, quella che Fratelli Tutti chiama, citando San Giovanni Paolo II, dignità infinita. Questa dignità è una dimensione universale che in Gesù diventa fratellanza e sororità. La missione della Chiesa nel cammino sinodale ci rende compagne di cammino facendoci carico dell'umanità con cura. L'altra dimensione è quella del discepoltato. Z radością jest ten wymiar uczniostwa, tak? Jeśli można tak powiedzieć. Bycie... Se possiamo dire, la dimissione è quella del discepolato. Per la fede siamo tutte e tutti discepoli di Gesù. Questa condizione fondamentale di appartenenza alla comunità ecclesiale ci mantiene in un apprendimento costante con Gesù. Ci rende anche corresponsabili della costruzione della comunità dei discepoli per annunciare il Vangelo, come a Maria da Magdalia. In questo modo noi tutti, fratelli e sorelle, saremo sempre riconosciuti come seguaci del cammino, così come lo presenta il libro degli Atti degli Apostoli. In questo cammino il protagonista principale è lo Spirito Santo. Quando ne diventiamo consapevoli, scopriamo che dobbiamo metterci ad ascolto di Lui e sintonizzare le aspirazioni più profonde, lasciandoci illuminare nella semplicità e povertà di cuore, perché solo Lui compie meraviglie. La UISGS sta percorrendo questo cammino, prima di tutto creando spazi di incontro. Durante questo anno abbiamo sperimentato ancora di più un mondo senza confini, attraverso i mezzi di comunicazione, un'opportunità per poter dialogare, incontrare e lasciarci interpellare dalla realtà di tutto il mondo. Questo ci ha reso ancora più sorelle, più sensibili alla sinodalità, che senza dubbio non è un slogan,
ma una sfida. Siamo grati a Dio per questo dono, pur nella consapevolezza che abbiamo tanta strada da percorrere. Oggi ascolteremo due riflessioni che ci aiuteranno ancora di più ad approfondire e a nutrire questo nostro impegno nella Chiesa e nel mondo. Mamy nadzieję znaleźć na to sposób i czas. Dzisiaj wysłuchamy dwóch prezentacji, które nam jeszcze... Ascolteremo due riflessioni che ci aiuteranno ancora di più. E poi torneremo al mondo con i nostri piedi pieni di polvere. Torneremo dai bambini, dai giovani, dalle donne, dagli anziani. Torneremo con la forza carismatica delle nostre fondatrici e fondatori, delle nostre sorelle che ci hanno preceduto. Loro continueranno ad animarci e a donarci la forza e la fede necessaria a varcare quelle soglie che sembrano insuperabili. Continueremo a vivere la sororità globale per lasciare alle prossime generazioni un mondo migliore, una Chiesa che risplende il volto di Gesù. Una buona strada. Grazie tanto. Grazie. Grazie Yolanda per le tue parole che ci hanno dato il contesto, che è quello della sisterhood, della sorellanza, camminando anche con i nostri fratelli nella Chiesa. Grazie, e sono molto felice che tu abbia potuto parlare nella tua lingua. Grazie, sì. Certe cose si esprimono solo nella lingua madre, è vero. Grazie Yolanda e grazie per aver aperto questo primo incontro sulla sinodalità. Ma adesso con molta gioia diamo la parola a Suor Carmen, che se magari Claudia mi aiuta con lo spotlight, così Suor Carmen Ross è la sottosegretaria del Dicastero per la vita consacrata e le società di vita apostolica, il nostro Dicastero. Suor Carmen ha una grande esperienza anche lei nell'ambito pastorale. Pensate che è stata missionaria in Corea del Sud. È una suora della Nostra Signora della Consolazione. È diplomata in scienze umane e pedagogia catechetica. Ha una licenza anche in teologia con una specializzazione in mariologia. Quindi di donne si occupa quotidianamente, ma anche negli studi. Grazie Carmen per essere qua presente e a te la parola. Carmen parlerà in spagnolo. Gracias, Patricia. Gracias. Grazie Patricia, grazie a tutti. Un saluto affettuoso anche da parte mia, a tutti e a tutte qui. Molto contenta di poter partecipare a questa vostra iniziativa, apportando il mio piccolo contributo che deriva dalla mia esperienza nel Dicastero per la vita consacrata. Lavoro qui da circa 30 anni. Posso dire di essere testimone del cammino che la Chiesa, ma anche il nostro Dicastero, ha compiuto in questi anni. Tra i tanti aspetti di questo cammino, mi soffermerò oggi con voi sulla dimensione della sinodalità e la valorizzazione della donna, perché credo che siano strettamente legate.
Ho iniziato il mio lavoro nel dicastero. Pontificato di Juan Pablo II. Pontificato di Giovanni Paolo II. Il Papa della Carta Apostolica Mulieris Dignitatem del 1988 e della Lettera alle Donne del 1995. Come non ricordare che appartiene a Giovanni Paolo II l'espressione genio femminile sviluppata nella Lettera alle Donne? Un'espressione che manifesta l'attenzione nei confronti della persona concreta, carne e ossa, così come la dignità e la promozione delle donne. Un punto legato strettamente alla comunità ecclesiastica. E durante il pontificato di Giovanni Paolo II è stata nominata la prima sottosegretaria donna del nostro dicastero, Sor Enrica Rosanna. Papa Benedetto XVI ha continuato questo percorso ecclesiale. Basti pensare alla Via Crucis del 2007, che è stata definita da un giornale italiano un inno alle donne. E Benedetto XVI ha confermato la decisione di nominare come sottosegretario del Dicastero Suor Nicla. E arrivare poi a Papa Francesco ci permette di capire come gli abbia reso la situazione della donna una delle priorità pastorali del suo pontificato, nonché una delle basi sulle quali si è potuto appoggiare per portare avanti la missione al servizio della Chiesa Universale. Sono molte le occasioni nelle quali Papa Francesco ha parlato delle donne, ma anche della lettera, del ruolo delle donne nella Chiesa. Nella lettera indirizzata al padre Antonio Sparato per la Chiesa Cattolica, a seguito della sua elezione a Papa, diceva: è necessario ampliare gli spazi che permettano una presenza femminile più incisiva all'interno della Chiesa. E successivamente, in una omelia tenuta a Santa Marta, diceva: è necessario considerare la Chiesa come una donna, vale a dire una Chiesa che deve avere quell'attitudine di sposa e madre, perché quando ce ne dimentichiamo ci troviamo di fronte a una Chiesa maschile. Il Papa Francesco non ha solo parlato, ma ha anche moltiplicato i gesti del riconoscimento di questa identità e di riconoscimento delle donne in ruoli istituzionali. Anch'io sono stata nominata da lui. Anch'io sono testimone, come dicevo poc'anzi, di questo cammino fatto a livello di magistero, ma anche all'interno del nostro dicastero, nel quale lavorano 16 donne, e di queste due sono responsabili di sezione, una della promozione e formazione della vita consacrata e un'altra del governo ordinario della vita e apostolato degli istituti religiosi. Questo significa, per esempio, che all'interno dei congressi, vale a dire in quelle riunioni nelle quali si esprimono opinioni prima di prendere decisioni importanti per la vita di un istituto o delle persone, in particolare, o anche su argomenti più generici, esiste anche la voce femminile. Vorrei sottolineare anche che Papa Francesco, nel luglio del 2019, ha nominato per la prima volta 7 donne come membri del Dicastero, tutte superiori generali e una laica direttrice generale di un istituto secolare. I membri di un Dicastero partecipano ad assemblee plenarie che si celebrano ogni 2 o 3 anni, un organismo con carattere consultivo e talvolta decisionale, che però ci serve anche per identificare quei passaggi iniziali formativi necessari che ci permettono di aiutare la vita consacrata. Il frutto di questa riflessione sono stati anche gli orientamenti presi in seguito. Il terzo ambito di questo cammino riguarda noi religiosi. Io sono testimone del cammino formativo compiuto dalle religiose in tutti questi anni.
per prendere di lei coscienza della nostra identità, ma anche per rafforzarci nella coscienza femminile, che mi piace associare con la spiritualità del Magnifica, la donna che riconosce i doni del Signore, dà la grazia e si mette in cammino per condividere questi doni. All'interno del mio servizio, soprattutto a partire dalla nomina come sottosegretaria, ho avuto occasione di incontrare consacrate religiose che provengono da tanti paesi del mondo, che hanno tanta età e provengono da diversi carismi e spiritualità. Questo mi ha permesso di vedere che non tutti si accordano nello stesso ritmo in questo cammino. Le culture e le realtà ecclesiali specifiche sono diverse. Penso per esempio a quei contesti nei quali regna un forte clericalismo, e con questa parola non voglio ignorare il servizio e il valore dei sacerdoti, ma come ha detto giustamente Papa Francesco, dobbiamo sottolineare un modo anomalo di intendere l'autorità della Chiesa, un'attitudine al clericalismo che non solo annulla la personalità dei cristiani, ma tende a sminuire e svalorizzare la grazia battesimale che lo Spirito Santo ha posto nel cuore alla nostra gente. Io personalmente penso che il miglior servizio che possiamo promuovere all'interno del Dicastero sia quello di favorire e promuovere una formazione ampia, diretta alle superiori, alle formatrici, ma anche alle suore, perché tutti noi, uomini e donne, possiamo crescere nella coscienza che essere figli e figli di Dio significa anche avere la stessa dignità e riconoscere allo stesso tempo la diversità. In questo senso, l'enciclica Fratelli di Tutti insiste moltissimo sulla dignità degli uomini e delle donne, offre un ulteriore aiuto. I servizi che sviluppiamo all'interno delle comunità non possono prescindere da questo aspetto. A parole credo che siamo tutti convinti, ma di fatto spesso non è questo il caso. Quando parliamo di sinodalità, bisogna capire se siamo veramente disposti a viverla. Parlando del servizio di autorità, il Papa utilizza l'immagine della piramide capovolta e della distinzione di compiti nella reciprocità della comunione. La sfida della sinodalità ci può aiutare a comprendere se realmente crediamo che tutte noi, anche coloro che non pensano come noi, possono e debbano apportare il proprio granello di sabbia che aiuti a sviluppare questo servizio di autorità necessario per prendere le decisioni finali. L'elaborazione per arrivare a questa decisione è un compito sinodale, ma anche prendere la decisione è una responsabilità ministeriale, così come espresso dalla Commissione Teologica nel documento riguardante la sinodalità. Affinché i contributi di ciascuna a tale elaborazione possano essere efficaci, è necessario, io credo, che ognuna di noi sia libera e si è liberi quando si riconosce e ci viene riconosciuta la nostra dignità, così come quando ci si sente, si è parte attiva di una comunità. Un altro cammino che stiamo percorrendo a livello formativo è quello della collaborazione, una relazione evangelica tra religiosi e religiosi, così come indicato negli orientamenti per vino nuovo o tre nuovi. Indubbiamente molto è stato fatto. Penso per esempio alle tante forme di collaborazione che in questi ultimi anni si stanno creando tra religiosi e religiosi riguardanti una relazione evangelica tra uomini e donne. Le iniziative della UIS, della USG, ne sono una prova, così come il fatto che delle tante conferenze nazionali si stiano unificando. Ciò nonostante, è necessario proseguire con una formazione continua che riconosca la pari dignità e allo stesso tempo la diversità. In questo cammino sono invitate non solo le religiose, ma anche i religiosi. L'ascolto e il dialogo instaurato con le sorelle, con i vescovi, durante le visite ad Limina, ci permette, mi permette di rendermi conto di quanto sia necessario e urgente
promuovere un cambio di passo nella vita consacrata e direi anche nella vita religiosa femminile. Si tratta di passare da una visione funzionalista che privilegia la gestione dei lavori a uno stile di testimonianza evangelica. In queste condizioni si può recuperare la capacità di aprirsi al futuro e al carisma e tutti i lavori che lo esprimono con profezia evangelica. Dico questo perché molte volte le religiose sono considerate solo per quello che fanno, all'interno delle scuole, negli ospedali, nei servizi caritatevoli, e non per ciò che sono, segno invece di un amore che è diretto a tutti. Il rischio è, purtroppo, che anche le stesse religiose si finiscano per percepire così. Lo vediamo nelle crisi che nascono quando si abbandona un lavoro o per il modo di vivere il proprio servizio all'interno di questo lavoro. Ho condiviso con voi molto rapidamente una parte del mio servizio nel dicastero, forse la parte più importante, perché ogni incontro, che sia con le persone, con i governi, con i vescovi, sempre per me occasione di sottolineare, o meglio, ispirare, la bellezza della vita consacrata e ancor più della vita religiosa femminile, nella quale mi identifico. Grazie. Grazie mille Carmen per averci coadiuvate nel toccare, vivere, vedere come possiamo essere chiesa di uomini e donne, laiche e consacrate. Grazie mille davvero. Carmen, immagino che ti trovi in ufficio. Sì, sì, sono in ufficio. Che bello. Direttamente dalle istituzioni, esatto. Sì, perché il mio lavoro qui finisce all'1:15, ma posso veramente allungarlo e seguirvi da qui, quindi grazie. Grazie, perché adesso entriamo perfettamente in questa riunione, in questo incontro. Ora parlerò in italiano. Come vi abbiamo annunciato nella locandina, si trattava di invitarvi a un pranzo. Sapete, un pranzo di quelli italiani. Quindi, suor Yolanda e suor Carmen ci hanno permesso di gustare l'antipasto sul tema della voce delle donne nel cammino sinodale. Adesso cominciamo con un bel piatto di pasta e invitiamo le due speaker. Ma io adesso ho una grande gioia di invitare la nostra moderatrice, di presentare la nostra moderatrice, che non è una consacrata, è una laica, ma una donna molto impegnata a fianco delle donne. Sono felice di presentare Madame, l'ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede, Elisabeth Béton de Legge. Ha moltissime esperienze, ho letto la sua biografia che non dirò tutta. La cosa che mi ha colpito sono le sue esperienze. Vi dico soltanto i paesi. Baghdad, Ankara, Tananarive, Santiago, Caraibi, Porto Prince, Messico, Francia, Addis Abeba, ce n'è un altro. Le micro. E adesso a Roma. Non è la prima volta che come WISG collaboriamo con l'ambasciata e quindi la ringraziamo di aver accettato il nostro invito di essere la moderatrice in questa sessione fondamentale sulla sinodalità. La parola a lei. Bonjour à toutes et un grand merci. Vorrei ringraziarvi sinceramente per avermi invitata qui.
qui oggi perché è veramente un segno di grande amicizia, un'amicizia sincera, ed è per me un onore essere qui con voi come osservatrice. Mi sono veramente molto attenta, sono un'osservatrice sempre attenta e mi piacerebbe oggi fornire qui il mio primo piatto al nostro pranzo, cioè presentarvi la nostra prossima speaker, che è Nathalie Bécard, che è stata nominata da pochissimo proprio come segretaria all'interno del Sinodo dei Vescovi. Nathalie Bécard ha una grande formazione, che è quella di Scuola di Studi Superiori Commerciali, ma ha avuto anche un ruolo fondamentale negli ultimi 10 anni per lavorare nella Conferenza dei Vescovi. Si è stata coinvolta nelle attività pastorali, ma anche membro per i lavori nell'evangelizzazione dei giovani per le vocazioni. Dunque hai potuto lavorare all'interno del sinodo dei giovani nell'ottobre 2018. Io aggiungerei, anche se questo non rientra nel tuo curriculum breve, che sei anche una navigante, sei una navigante appassionata. Io credo che nel navigare, nel viaggiare, possa rientrare anche la sinodalità, perché è un valore aggiunto. Dunque vorrei anche a questo punto iniziare con rapide domande prima di darti la parola. Dunque, nell'ascoltare tutti i contributi delle religiose, qual è l'immagine di sinodalità? La Chiesa è presente, è qui, e però si è anche sottolineata la parola sorellanza. Ma quando io vado in chiesa di domenica, vedo altro in realtà. Vedo una situazione diversa, vedo un sacerdote con una platea, con una certa distanza. E posso anche credere che questa sia la struttura normale della Chiesa, ma questa è la mia prima domanda: come può la Chiesa portare avanti la sinodalità nonostante questi limiti nei quali ci troviamo, in qualche modo continuare a perseguire questa struttura piramidale e gerarchica quando invece dobbiamo viaggiare insieme nella sinodalità? Grazie mille. Io grazie per avermi accolta qui, sono molto felice di essere qui con voi, felice che voi abbiate organizzato questo incontro. Sono anche molto felice di vedere qui tante suore che ho avuto l'opportunità di conoscere provenienti da vari paesi, e sono davvero molto felice di poter condividere con voi questo sguardo sulla sinodalità nel mondo, e a partire dalla mia esperienza e anche nel ruolo che ho ricoperto, e quindi in realtà un ruolo che ho ricoperto solo da un paio di mesi. Per iniziare potremmo solo partire già dalla Fratelli Tutti, che è un documento di riferimento che base definisce quali sono le sfide per permettere che l'altro sia se stesso allo stesso tempo, ma che possa essere ugualmente anche diverso. Dunque la sinodalità sottolinea il fatto che noi possiamo scegliere il modo in cui riconoscere le differenze. Una delle differenze basilari, che è probabilmente il paradigma di ciò che ha definito Papa Francesco, proprio quella di uomini e donne, che di solito io posso pensare, in base all'esperienza proprio che ho avuto anche nel lavoro, una differenza attualmente di fatto evidente, ma che viene definita anche all'interno del documento del Sinodo, in questo paragrafo 13, dove si dice:
che non si può, che non si può dimenticare queste forme di esclusione e discriminazione da cui la società e la Chiesa stessa hanno bisogno di liberarsi. C'è uno standard quasi di dominio, ma come la Bibbia ci dice, noi siamo uguali, partner uguali di fronte a Dio. E dunque la Bibbia presenta uomini e donne come partner uguali in questo viaggio. Come è stato ben chiarito, non solo all'interno del Sinodo dei Giovani, ma anche durante l'incontro in Amazzonia, in cui si è discusso di come si debba vivere con una profonda riflessione sul ruolo delle donne e inevitabilmente anche sulla società nel complesso. È stato già detto anche da Suor Yolanda, ma anche da Suor Carmen, fino a che misura può avvenire una conversione pastorale che non preveda un cambiamento davvero reale nell'attività pastorale. E credo che ci sia un percorso anche già definito all'interno del Vaticano, così come l'ho già citato, e che preveda il coinvolgimento di tutte le dimensioni, la presenza di donne e di tutti gli organi ecclesiali a tutti i livelli, soprattutto a quello decisionale, soprattutto nei processi decisionali ecclesiastici. E durante il Sinodo dei Giovani è stata utilizzata una parola molto forte, che è quella del dovere di giustizia, che in un certo senso si riferisce al modo in cui Gesù stesso affronta le differenze anche culturali tra uomini e donne. E passiamo molto rapidamente nelle mie slide, perché potremmo ritornarci anche successivamente, però vorrei sottolineare con voi che quando parliamo di sinodalità e del ruolo delle donne nella sinodalità, a livello di contesto sociale, che chiaramente deve essere considerato e che prevede un'aspirazione naturale molto forte delle donne, potremmo veramente dire che sia un segno anche dei tempi e che si definisce in vari contesti. Noi siamo sempre coinvolte, siamo sempre all'interno, per esempio, della crisi degli abusi, e dovremmo prendere sempre maggiore coscienza di questi problemi, perché io credo che uno degli elementi fondamentali che promuovono la sinodalità, così come avete detto e come ha detto anche il Cardinal Brass, la question des femmes qui n'est pas une question portée par les femmes. Voilà. E je crois que la vision la questione delle donne non riguardi solo le donne in sé, ma chiaramente, come ha fatto riferimento anche il Papa, noi dobbiamo abbandonare quell'idea di competizione, di clericalismo, che in un certo senso ci mostra che se definiamo dei ruoli troppo stretti, allora le donne e gli uomini perderanno parte del loro ruolo. Questo non è ciò che accade, perché la nostra struttura è molto rigida. Invece dovremmo diventare tutti più dinamici e adottare un approccio più reciproco, la cooperazione più che la competizione. Ecco dunque qui una chiesa sinodale, così come desiderata dal Papa, di uomini, fatta di uomini e di donne. E credo che questo sia qualcosa che può emergere chiaramente, perché quando siamo insieme tra noi, tra giovani, anziani, tra uomini e donne, tra persone consacrate e laiche, qui possiamo veramente apportare un cambiamento. Vogliamo mostrare quanto sia reale un'interdipendenza e l'urgenza della sinodalità, e perché la Chiesa deve diventare più cosciente e deve realizzare quanto sia esistente questa relazione. Non si possono pensare gli uomini senza le donne né le donne senza gli uomini, perché noi dobbiamo cambiare, dobbiamo
avere una relazione antropologica nella quale portiamo avanti la solidarietà. A questo punto vorrei esprimere con voi, con un'idea, con un'immagine, quando pensate alla solidarietà, qual è la parola che vi viene in mente? Potete scriverla anche nella chat. Qual è dunque la parola o l'immagine che vi viene in mente? Grazie. Ensemble, collaboration. Collaborazione, riunione, uguaglianza, insieme, cooperazione, dialogo, carità, dialogo, cammino, interazione, reciprocità, fraternità, camminare insieme, circolarità, scambio. Ci sono moltissime parole che emergono e magari più avanti potremo leggerle tutte quante, ma credo che sia proprio un segno anche questo di sinodalità, perché è proprio di questo che si tratta quando parliamo di sinodalità, un cambiamento di approccio, di dare il nostro contributo a ciascuna di noi, con le nostre vite. E questa è proprio un'immagine di una canoa nella quale pagaiamo tutti insieme, siamo tutti insieme come una squadra. E nella Chiesa, questa è proprio l'immagine della barca, la barca rappresenta la Chiesa che si muove nel mare e dobbiamo tenere a mente tutte queste parole chiave per il prossimo sinodo e per una Chiesa sinodale: partecipazione, comunità, protagonismo, corresponsabilità e discernimento. E come abbiamo detto, si tratta di entrare in una visione maggiormente dinamica, più poliedrica, che si façonne avec le persone. Una Chiesa che porti avanti il discernimento, promossa dalle persone, e che possa portare avanti una Chiesa multiculturale. La sinodalità presenta moltissimi aspetti, uno stile di discernimento, di fratellanza, è una pratica vera e propria, coinvolge la cultura, la spiritualità. E vi chiedo di analizzare tutte queste parole con un approccio integrale basato sulla relazione centrale delle comunità, sulla reciprocità, sulla circolarità e sul portare avanti il carisma. Perché è per questo motivo che la vita religiosa ha un grande ruolo. Vorrei anche concentrarmi con voi su alcuni elementi, alcuni riscontri nati dall'ultimo sinodo. Io credo che siano fondamentali per comprendere la sinodalità come una sfida. Possiamo parlare di sinodalità in maniera molto semplice. Quindi, un approccio veramente completo che include l'inizio e la fine di questo processo. E la sinodalità in effetti ci può stimolare, ci permette di ricordare che si tratta sempre di un viaggio, perché la sinodalità è proprio quella che ha provato Gesù insieme agli altri. La sinodalità è la carovana dei pellegrini che fanno ritorno da un pellegrinaggio, pensando anche ai nostri ruoli di leader e delle nostre responsabilità. Ciò che è veramente difficile definire è che in quanto pellegrini il nostro ruolo e il nostro viaggio non è ben definito, ma è un viaggio aperto che coinvolge anche un processo molto creativo, perché non possiamo programmare tutto in anticipo e magari non riusciamo veramente a portare avanti una modalità. A volte è una questione anche di fiducia che permette il lavoro, l'opera dello Spirito Santo, ma dobbiamo permettere che il nostro spirito parli liberamente, perché le dinamiche sinodali possano essere attivate.
Io credo che solo in questo modo potremo aiutare anche i giovani, così come abbiamo fatto anche durante l'ultimo sinodo. Perché abbiamo scelto un panel di relatori dove tutti hanno potuto donare all'interno dell'indagine che abbiamo compiuto durante la sinodalità proprio un contributo, perché bisogna capire ciò per cui stiamo sognando come Chiesa, capire che tipo di voce vogliamo portare avanti tramite anche il Papa Francesco. Dunque è fondamentale promuovere un processo di ascolto, ma il secondo elemento che è stato definito è stata anche la presenza, l'ispirazione da parte di Papa Francesco come modello di leadership. Io vorrei sottolineare anche altri aspetti, perché credo che siano quelli più importanti per portare avanti la sinodalità e anche per aiutarci. Bisogna ricordare che la sinodalità non è facile da applicare, ma ciò che è importante capire è l'impatto della sinodalità stessa, che mostra gli effetti positivi di gioia e di vita comunitaria, ma anche per tutte noi la sinodalità è una forma di processo di acquisizione di potere. Quindi nella serie di incontri, appunto, Sisters Empowering Women, cioè suore che danno potere alle donne, la sinodalità ci permette, in quanto donne, di affermarci e di renderci assertive in questa nuova visione, e implica chiaramente un cambiamento di approccio. Tuttavia implica anche una nuova modalità di comprendere, di pensare la leadership. Quando c'è cambiamento ci sono anche difficoltà, perché bisogna modificare anche la struttura del pensiero, e questo può portare anche resistenza, paura, timori, ma anche ansie. Ora, naturalmente, io vorrei passare alla seconda e ultima parte della mia presentazione, però ora, con questa bellissima immagine, nella quale, come potete vedere, ve la voglio proprio mostrare, quindi membri del Sinodo dei Giovani. E pensate a cosa abbiamo provato proprio verso la fine di questo sinodo, che ha attivato la macchina per la sinodalità. C'è stato un piccolo momento di ballo in cui tutti ballavano. Come potete vedere, c'erano anche molti sacerdoti che ballavano, ballavano tutti insieme. E so che è stato un momento veramente interessante, e so che anche voi avete potuto provarlo, perché anche tutte le donne spesso a volte si incontrano e ballano tutti insieme. Quell'idea proprio va portata avanti: le donne devono ballare tutte insieme per portare avanti la sinodalità, pensando la sinodalità come una sorta di danza, di coreografia, che però può essere portata avanti anche dagli uomini, perché ci permette di portare avanti anche la solidarietà. Pensiamo quindi agli obiettivi che vogliamo portare avanti, cioè quelli di identificare la verità nella Chiesa. La Chiesa è la musica per la danza, e mentre balliamo possiamo anche costruire il consenso per la nostra missione, a servizio della missione. E quando si balla non dobbiamo solo pensare a un movimento meccanico del corpo, perché non è solo questo, ma dobbiamo pensare alla coordinazione, c'è la creatività, c'è il talento, la danza non è solamente sport, non è un'azione meccanica. E quindi bisogna organizzare tutto questo processo. E quello che vorrei sottolineare è proprio la spiritualità della sinodalità, che viene coinvolta con l'umiltà, la fede, l'ascolto, la fiducia in Dio, la preghiera, il dialogo. Io credo che la sinodalità ci permetta di condividere con gli altri. La sinodalità ci invita a farlo. Siamo invitati a vivere le esperienze della sinodalità, e di fatto non si può considerare la sinodalità
senza una presenza. Quindi questi sono proprio i punti fondamentali per prendere una decisione nella maggior parte dei casi, ma Sor Carmen l'ha bien rappelé. La solidarietà richiede anche una visione, una decisione necessaria nel processo decisionale, ma anche nella definizione delle decisioni, perché bisogna anche identificare chi sia veramente in grado di prendere queste decisioni, ma nei due processi devono essere portati avanti degli approcci sinodali, cioè la presa delle decisioni e l'identificazione delle decisioni da prendere devono procedere di pari passo, non devono essere processi distaccati, non devono essere neanche processi indipendenti, ma bisogna considerare il processo umano, perché la decisione finale deve essere efficace e deve essere il risultato del lavoro dello Spirito Santo, ma anche del nostro lavoro collettivo, perché lo Spirito Santo può investirci solo se siamo tutti insieme, uomini, donne, pastori, tutti noi, tutti siamo invitati a questa tavola finale a identificare gli obiettivi e uno stile di leadership. E questo può essere possibile tramite l'esperienza della vita religiosa, una certa visione dell'autorità portata avanti dall'esperienza dei capitoli, del discernimento comunitario, ma anche il lavoro dei mandati dei superiori generali, ma anche con il cuore, le linee guida definite a livello comunitario emergono anch'esse all'interno di una leadership circolare che ci può aiutare a considerare l'autorità in una modalità nuova tramite l'empowerment, accompagnare per creare empowerment, quindi vivere la leadership per poter liberare, per poter creare una nuova narrativa per la libertà, che è proprio quella di liberare la libertà. Ed ecco perché Papa Francesco dice che non possiamo vivere un sinodo, la sinodalità, senza espandere la libertà materiale di parola, la libertà di espressione, che è fondamentale per portare avanti la fiducia e che permetterà allo Spirito Santo di dare il proprio contributo per un approccio veramente sinodale. Così come è stato espresso nella Fratelli Tutti, noi siamo tutti legati gli uni agli altri, anche i leader sono membri delle comunità, non sono distanti da noi, ed è proprio tramite questa visione relazionale che siamo chiamati a definire, a ridefinire l'autorità, sottolineando proprio quanto sia importante il lavoro di squadra. Io credo che Papa Francesco, nel suo modo, abbia definito una nuova modalità di leadership, una nuova modalità di sinodalità, di cammino. E dunque dobbiamo ragionare anche sul percorso che ci porterà al prossimo sinodo, come abbiamo già detto, nel quale andremo a sottolineare insieme con il sinodo dei giovani la novità dell'Episcopalis Communio, che definirà un nuovo volto, una nuova fase per la Chiesa, di maggiore ascolto, soprattutto in una modalità maggiormente consultiva. E questo potrà accadere non solo nelle varie chiese, tramite una modalità maggiormente partecipativa. E di questo si potrà parlare anche all'interno delle costituzioni. Soprattutto
per la società di vita apostolica e gli istituti di vita apostolica. Tutto questo ci servirà per la preparazione del nostro lavoro, per comprendere come possiamo invitare le istituzioni ad avere un approccio più ampio e più sinodale per le consultazioni e promuovere anche un ascolto migliore. Queste dunque sono le nostre conclusioni. Io spero che, e l'ho visto, qualcuno mi ha chiesto anche della speranza di un lavoro tra uomini e donne in maniera collettiva per portare un dinamismo al processo sinodale. Io sono ben consapevole che dobbiamo ascoltare, dobbiamo coinvolgere le donne, ma anche i giovani, le vittime, i poveri, gli altri in generale e tutti coloro che vivono nelle periferie. Grazie dunque per la vostra attenzione. Grazie Suor Nathalie per la sua presentazione, interessante. E è stata molto chiara e in un certo senso quasi impegnativa, perché impegnativo è il cammino che ci viene richiesto di percorrere. Io a questo punto passerei la parola al prossimo relatore, che è Gloria Liliana Franco-Ceveri. Buongiorno allora, Suor Gloria Liliana è colombiana, un paese meraviglioso ma complicato, con molte speranze. Lei è una religiosa dell'ordine della Compagnia di Maria Nostra Signora, è un'assistente sociale per l'Università di Antioquia, è laureata in teologia biblica e attualmente è candidata al dottorato in teologia in questa stessa università. È provinciale della Compagnia di Maria per la provincia del Pacifico. A questo punto vorrei chiederle una rapida domanda, ma alla luce della sua esperienza della Colombia, ma anche dell'America Latina, da un paese che sta subendo grandi conflitti interni, anche per quanto riguarda il welfare da molti anni, e pensando alla cooperazione, all'ascolto, io credo che sicuramente avrà moltissima esperienza e avrà anche partecipato in maniera molto attiva al Sinodo dell'Amazzonia, che è stato un segno di grande servizio, che per quanto riguarda me è stato un momento veramente potente, perché non ne sapevamo nulla, ma veramente da questa interazione è emerso in maniera quotidiana, non solo all'interno del Vaticano, ma anche nella Chiesa, quanto sia fondamentale il ruolo della cooperazione. Le do la parola. Buon pomeriggio a tutti, dall'America Latina, un saluto a tutti. Precisamente desde esa convicción de lo que expresas. Io vorrei proprio rispondere innanzitutto a quello che avete detto e pensare a quanto sia necessaria la cura della vita, che deve essere l'orizzonte che ispira, anima e orienta la nostra congregazione. La vita è un dono pieno di possibilità, ma anche abitato dalla fragilità, dalla vulnerabilità. Per questo è necessario prendersene cura con diligenza. La necessità della cura emerge quando l'esistenza di qualcuno ha importanza. E infatti è quando noi ci dedichiamo alla cura che partecipiamo al suo destino, alle sue ricerche, alle sue sofferenze e ai suoi successi, in definitiva alla sua vita. Si tratta di compassione. E la compassione è il nocciolo di un nuovo modo di portare avanti relazioni, che consiste fondamentalmente nel percepire come proprio il dolore degli altri, vale a dire consiste nella capacità di interiorizzare la sofferenza di un altro essere umano e di viverlo come se si trattasse di una nostra esperienza.
avere compassione di qualcuno è un atteggiamento del cuore e la compassione presuppone un impegno solidale. La compassione ci porta ad abbracciare la vulnerabilità, la nostra e quella altrui. Ci porta ad aprire gli occhi per percepire la situazione di sofferenza nella quale vivono gli altri esseri umani. Si tratta di mettersi nei panni degli altri, senza privarli della loro identità e senza invadere il loro territorio. E in questo esercizio di cura è fondamentale, come diceva anche Suor Natalie, per quanto riguarda la solidarietà, la fiducia. Io a questo punto vorrei proprio chiedervi di parlare di cura per poter parlare di solidarietà, perché la cosa più importante è prendersi cura dei doni e delle relazioni. C'è un racconto di Eduardo Galeano, un scrittore uruguaiano, che mi piace molto e credo esprima con grande bellezza quello che nasce quando parliamo di solidarietà. E lui dice che a un uomo del villaggio di Negua, sulla costa della Colombia, fu concesso di salire alto nel cielo. Al ritorno disse che aveva contemplato dall'alto la vita degli uomini e disse che siamo un mare di fuocherelli. Il mondo è questo, disse. C'è un mucchio di gente e un mare di fuocherelli. Ogni persona brilla di luce propria tra tutte le altre. Non ci sono due fuocherelli uguali. Ci sono fuocherelli grandi, fuocherelli piccoli e fuochi di ogni colore. Ci sono persone dal fuoco sereno che non si lascia scompigliare dal vento e persone dal fuoco pazzo che riempie l'aria di faville. Alcuni fuocherelli sono fuochi sciocchi che non illuminano né bruciano, però ce ne sono altri che ardono tutta la vita, con tanta voglia che non li si può guardare senza restare abbagliati e chi si avvicina prende fuoco. E questo è quello che dice Eduardo Galeano nel suo racconto. E credo che la chiave per camminare in maniera sinodale sia sommare questi fuocherelli, far sì che arda qualcosa di nuovo, che si prenda cura e rafforzi ciò che è genuino. La sinodalità presuppone il nostro esercizio nella pedagogia della cura. La certezza che ci accompagna all'interno del CLAR è che tutte le relazioni hanno una loro base nell'amore e che si arricchiscono in questo legame. È qui dove si accresce la gioia e dove si aprono canali utili per la comunicazione, per lo scambio e per la costruzione collettiva. José Cristo Rey García Paredes, nella rilettura compiuta nella vita consacrata, dice: la vita consacrata non ha come obiettivo allontanarsi dalle altre forme di vita cristiana, perché è chiamata a interrelazionarsi con loro e a formar parte del noi ecclesiale, del corpo di Cristo che è la Chiesa, in modo tale che il bene di un organo possa contribuire alla ricchezza e al benessere di tutto il corpo. Partiamo dunque con José Cristo Rey e capiamo che tutti all'interno della Chiesa possiamo partecipare della stessa gioia e di un benessere comune. È chiaro come oggi la vita consacrata appaia più fragile, sempre più fragile, più piccola, più ferita, più limitata, con meno impermeabilità e sicurezze, e per questo è più adatta ad appoggiare il cuore in questo percorso fondamentale e perché con umile ardimento possa ricrearsi nello Spirito di Dio, che è l'unico capace di rendere nuove tutte le cose. Papa Francesco, che noi conosciamo, consacrato per vocazione ma anche per convinzione, sa bene che questo momento è fecondo e che in questa notte prolungata solo la centralità di Gesù e l'affrontarlo con centralità restituirà a noi quell'identità mistica, profetica e missionaria di cui abbiamo bisogno. La vita consacrata perde di vitalità quando affondiamo placidamente nel
funzionalità e quando dimentichiamo l'essenza, ci omologhiamo in stampi e forme che ci riducono. La fecondità arriva alla Chiesa, arriva alla vita consacrata, quando possiamo accogliere la differenza e consentiamo lo sviluppo di doni e carismi sempre diversi nella diversità, ma anche nella complementarietà. Per questo motivo raggiungiamo la vitalità quando siamo in grado di trascendere l'idolatria dell'individualismo e ci disponiamo all'arte della comunanza, ed è quello di cui parlava anche Suor Natalie, l'importanza dell'ascolto che converte, la parola che dinamizza e quel segno che apre nuovi cammini. Una sfumatura specifica dell'esistenza umana, ma anche della nostra congregazione, della nostra consacrazione, è la vita comunitaria. All'interno del carisma che a ognuno di noi è stato concesso, esiste una tendenza a costruire con gli altri in complementarietà, in corresponsabilità, e tutto questo ci richiede un'apertura alla diversità, la capacità di accordare i nostri ritmi, ed è proprio quello di cui parlava Suor Natalie, di combinare le lingue, le culture, le sensibilità e le visioni. Si presuppone alla base un nuovo sguardo contemplativo che ci renda possibile scoprire il bene, la verità e la bellezza che abitano in ogni essere umano, in ogni relazione. In un mondo come il nostro, dominato da polarizzazioni e individualismi, la comunione è il testimone maggiore che possiamo dare ai nostri concittadini. L'utopia della fraternità deve essere per noi l'orizzonte di senso, e questo richiede una dose illimitata di tenerezza. Solo l'esercizio quotidiano della tenerezza ci renderà più umani e rifletterà con maggior nitidezza il viso di Dio tra noi. Nulla che ci richiuda e che ci protegga è evangelico. La caratteristica del cristiano è proprio il cammino, l'apertura, donarsi agli altri, al radicalmente altro. Siamo chiamati all'unità, perché tutti siamo una cosa sola, come tu Padre in me e io in te. Siamo anch'essi noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. L'unità è senza dubbio un attributo che crea l'identità e conserva l'essenza, che assicura l'armonia, che favorisce la possibilità di superare la prova del tempo. Dove c'è unità si trova sintonia, comunione di valori e di altri criteri. Però l'unità non esclude la differenza e ha come denominatore irrinunciabile l'armonia che deriva dall'incontro, dalla comunicazione e dal legame. Esige relazione e un confronto faccia a faccia nella gratuità. L'unità si costruisce e all'interno di essa c'è spazio per la vulnerabilità, la fragilità e il limite. Si suppone un esercizio permanente di riconciliazione, di perdono, ed è necessario impegnarsi e apprendere. Questo non è possibile dove regna superbia, spirali di potere incancrenite, e ancora meno dove non esiste flessibilità e apertura allo spirito. Questo pellegrinare con gli altri all'interno della Chiesa ci porta a essere chiamati a compierlo insieme in maniera intercongregazionale, in un dialogo carismatico che renda possibile che alla ricchezza dell'intuizione di ogni portatore si sommino altre sensibilità, con la coscienza che ogni carisma è un dono per la Chiesa e il dono della Chiesa per tutti. Per questo motivo il testimone dell'amicizia tra religiosi di varie congregazioni, di sforzi condivisi per attuare progetti comuni, la ricerca instancabile di risposte alle sfide del momento storico è già di per sé l'evidenza che Dio è tra noi per renderci uno, per far sì che tutti noi siamo uno.
L'orizzonte è quello di camminare come fratelli, parlare con coscienza, accettare le nostre differenze, potenziare il meglio di ognuno di noi, costruire un progetto comune, intonare la melodia della fraternità e della sorellanza. La teologia della vita consacrata ha di fronte a sé la sfida dell'indagare dalla fonte, nell'origine dei carismi fondativi, per decifrare il potenziale di originalità e vitalità che li abita e che li rende pertinenti e necessari in ogni momento della storia. Il carisma che ci è stato donato e in abbondanza ci impegna a camminare con coerenza e autenticità, a vivere la verità liberatrice, a pronunciare parole che stimolino e animino, a stare insieme a coloro che cercano la giustizia e la pace, a fare la comunione con tutti coloro che credono e a condividere con coloro a cui costa credere. Il carisma ci dà identità, raggiunge la pienezza quando si incontra con altri carismi e insieme evidenziano ciò che è più tipico e originale del regno, la tavola comune, nella quale c'è spazio per tutti, che ci rende chiesa, popolo di Dio. Così lo esprime anche Papa Francesco, invitandoci ad aprire la tavola e andare ancora più oltre. E dice: nessuno costruisce il futuro allontanandosi, né con le proprie forze, ma riconoscendosi nella verità di una comunione che sempre si apre all'incontro, al dialogo, all'ascolto, all'aiuto reciproco e ci preserva dalla malattia dell'autoreferenzialità. Per questo il Papa sottolinea che nello stesso tempo la vita consacrata è chiamata a perseguire una sincera sinergia tra tutte le vocazioni della Chiesa, a partire dai presbiteri e dai laici, così da far crescere la spiritualità della comunione. Mentre il Papa invita i vescovi a riconoscere nei vari carismi i doni che arricchiscono la Chiesa e a porsi di fronte ai consacrati con uno sguardo capace di valorizzare e apprezzare il dono che ogni persona, il proprio carisma, apporta alla Chiesa e ai processi di evangelizzazione. Papa dice: noi vescovi dobbiamo comprendere che le persone consacrate non sono strumenti di assistenza, è quello che diceva anche Suor Carmen, bensì sono carismi che arricchiscono la Chiesa. Le diocesi hanno bisogno di questi carismi e l'entrata diocesana delle comunità religiose è fondamentale, così come lo è il fatto che il vescovo riconosca e rispetti i suoi carismi. Il Papa sottolinea anche che in generale i conflitti emergono quando c'è mancanza di dialogo. Quello che sappiamo con certezza dunque è che come popolo di Dio siamo chiamati a percorrere nuovi cammini e questo deve portarci come credenti nel luogo di ascolto unico a partire dal quale possiamo soppesare, comprendere, farci carico delle sfide sociali, culturali, ecologiche che questo momento storico ci pone. E questo logicamente richiederà lo sviluppo di un'attitudine dialogica che punti su nuove relazionalità e che si inserisca in un cammino congiunto con gli altri a partire dalle esperienze. Solo il dialogo ci permette di crescere. Questo motivo, a partire dalla nostra identità di soggetti ecclesiastici e coscienti e tramite il battesimo sacerdozio comune ci permette di avere una singola identità, ci sentiamo chiamati a contribuire a configurare una chiesa più sinodale. Impegnarsi a camminare con gli altri in questo momento attuale della chiesa e della vita consacrata ci porterà a costruire insieme. Questo potremo farlo a partire dalle tre P della comunione, cioè proprietà, partecipazione e pazienza. Proprietà.
Sappiamo che siamo vincolati a qualcosa o a qualcuno che ci trascende. L'esperienza di appartenere ci dà identità, perché è una questione di amore, di un vincolo intorno al quale si costruisce il progetto di vita. La coscienza di essere parte ci rende vitalmente responsabili, perché per amore ci trasformiamo in guardiani del dono, in custodi del tesoro, in seminatori instancabili di tutti i semini che anticipano l'abbondanza per coloro a cui noi vitalmente ci leghiamo. Ed è proprio una questione di radici. La seconda P riguarda la partecipazione. Ciò che c'è in comune tra noi ci porta nel luogo della partecipazione e della costruzione collettiva. È la dinamica nella quale la voce di tutti risuona in maniera distinta e per questo complementare. Per questo motivo la passività dello spettatore non ha spazio in questa logica, così come non lo ha un giudizio meschino di coloro che sono solo in grado di criticare. Partecipare è offrirsi e sapersi artefici e costruttori ed è disporsi a processi che richiedono dedizione e costanza per ciò che è gratuito e disinteressato nel nostro regno. La terza P riguarda la pazienza. Senza questo dono è impossibile creare qualcosa di durevole. Tutto ciò che è realmente importante richiede tempo. E far sì che si realizzi la comunanza presuppone credere nei valori dei processi. Questi implicano tempo e accompagnamento. Per questo motivo la pazienza è una disposizione necessaria perché irrompa la comunanza e possiamo liberarci dagli schemi mascherati da costumi di efficienza che limitano la saggezza, rinchiudono la bellezza, escludono e non danno luogo a una differenza sana e necessaria. Dio non ci ha preparato a creare e a ricreare, ma in questo momento soprattutto di buio lo fa all'interno di una convinzione che rende più solida la nostra speranza. E questo Papa Francesco insiste con il dire che non dobbiamo aver paura di lasciare gli altri vecchi, di rinnovare cioè quelle abitudini e quelle strutture che nella vita della Chiesa e dunque anche nella vita consacrata riconosciamo come non più rispondenti a quanto Dio ci chiede oggi per far avanzare il suo regno nel mondo. E dunque la speranza deve rinascere, deve permetterci di ripensare al ritmo dello spirito e della grazia. E secondo il Papa, la speranza di cui parliamo non si fonda sui numeri e sulle opere, ma su colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia e per il quale nulla è impossibile. E questa è la speranza che non delude e che permetterà alla vita consacrata di continuare a scrivere una grande storia nel futuro, al quale dobbiamo tenere rivolto lo sguardo, coscienti che è verso di esso che ci spinge lo Spirito Santo per continuare a fare con noi grandi cose. Dunque è questa la logica dello Spirito Santo che ci deve guidare nel nostro lavoro e che deve situarsi nei luoghi della piccolezza, della cura nei quali lavoriamo, ma anche a livello comunitario. È dunque necessario riconoscere l'esigenza, così come abbiamo già detto, del regno e delle logiche che lo guidano. Dunque, in questo momento storico, bisogna essere in grado di essere membri attivi della Chiesa, di portare avanti questa connessione di ascolto per rispondere in maniera efficace alle sfide a cui ci troviamo di fronte. E dunque, siamo di fronte a nuove sfide che verranno poste di fronte alla Chiesa, che dovrà prendere maggiore coscienza. E solo sarà possibile tramite una maggiore cura, una maggiore attenzione. E proprio per questo dovremo scegliere un amore rinnovatore basato sulla fratellanza e su una testimonianza autentica. E dunque è sempre più chiara a questo punto, più nitida la visione della Chiesa come la vogliamo costruire, che sia basata sul sacramento della comunione e sull'incontro, così come è stato definito, in un nuovo modo di relazionarsi. Dunque, lo spirito sinodale per il quale
ci battiamo suppone la partecipazione delle donne negli spazi, nelle strutture della Chiesa, nel discernimento e nei processi decisionali. Ed è dunque a noi, come vita consacrata, rispetta la necessità di diventare esperti nell'arte della cura. Si tratta di base di prendersi cura gli uni degli altri per unire tutti questi focherelli, tanto da renderli uno solo e per avere sempre più ragioni per credere e per sperare. Grazie ancora per la vostra attenzione. Bene. En risonanza, possiamo veramente dire che siamo molto in armonia con ciò che aveva detto anche Suor Natalie prima. È proprio un piano di viaggio il nostro che prevede un impegno così ben espresso e tu probabilmente ti sei maggiormente concentrata sulla vita religiosa e sui contributi delle congregazioni. Io, come ha detto anche Suor Natalie, che stava esprimendo l'importanza del parlare con i giovani, perché la Chiesa del XX secolo è una Chiesa che deve promuovere la presenza dei giovani. E di sicuro deve promuovere anche un dialogo, una danza collettiva ed essere veramente una sinfonia, così come espresso in maniera molto poetica dalla tua presentazione. Siamo leggermente in ritardo a questo punto, quindi daremo rapidamente alcune indicazioni per prendere alcune domande. Le questions via le chat, s'il vous plaît. Le domande dovranno comparire in chat, grazie. Je ne vois pas de questions s'afficher. Ecco qui alcune domande, vedo che ne emergono molte in verità, ma credo che avremo bisogno di qualche tempo per digerirle tutte, digerire tutti i nostri contributi. Quindi magari ve ne leggerò un paio per ciascuna, una per Suor Natalie e un'altra per Suor Liliana. Dunque, Natalie, Suor Liliana, solo una frase, sinodalità e arte, l'arte del mosaico. Vorrei ripetere, dunque, invito a camminare insieme con la coscienza che questo legame dello spirito sinodale della Chiesa sia necessario proprio per portare avanti relazioni, per creare un nuovo modo di relazionarsi che rispetti nel profondo l'identità dell'altro, e questo ci permetterà di esercitarsi nell'arte dell'ascolto. E proprio sono d'accordo con quello che diceva Sumunata, di privilegiare también de cara al próximo sino è necessario fare un nuovo approccio che possa essere utilizzato dalla nuova assemblea. Merci, Sœur Liliana, Sœur Natalie. Sœur Natalie. Sì, io vorrei riallacciarmi a quest'ultima immagine
e dopo aver riflettuto e provato molte volte la sinodalità. La sinodalità è arte, è proprio arte dello Spirito Santo e di vita, e essenzialmente è davvero importante, pensando anche a questa presentazione, capire, come ha detto Liliana, la sinodalità richiede esperienza e, ed è nutrita dall'esperienza, ma non c'è un singolo sistema che vada bene per tutti, c'è un'interazione tra la sinodalità ma anche gli aspetti politici e religiosi che richiedono una varietà di metodi che si possono applicare alla sinodalità e da cui si dovrà decidere a seconda dei casi. In questa dinamica di poesia dobbiamo essere sempre attenti. Merci, grazie alle nostre relatrici, ma un grazie speciale anche all'ambasciatrice, perché vi invito ad andare a vedere nel nostro canale YouTube l'intervista che abbiamo fatto con lei, perché ci ha detto come attraverso il suo lavoro nel passato e oggi continua a empower le donne religiose e laiche. Grazie. E un grazie speciale a Nathalie e a Liliana per aver accettato l'invito e per aver aperto così tante strade. Mi dispiace che per problemi tecnici siamo in ritardo e ci sono tante domande nella chat che noi recupereremo, perché faremo altri incontri su questo tema. Quindi ci scusiamo con voi e con le partecipanti per questo. Bene, continuiamo. E come in un pranzo tipicamente italiano, credo che siamo tutte un po' piene dopo questa pasta così ricca, ma noi vogliamo continuare, perché adesso abbiamo un dolcetto che ci serve per addolcire un po'. E questo dolcetto, dopo avremo anche altre cose, eh? Il limoncello dopo vi offriamo. E per finire anche un amaro. Non so come le nostre traduttrici lo potranno tradurre, ma è per digerire. Adesso andiamo, ci prepariamo ad ascoltare la testimonianza di Suor Hayat Elkas Musa, una suora irachena delle suore domenicane di Santa Caterina d'Iraq. Penso che adesso che la vedrete tutti la riconoscerete, perché era a Karakosh in strada quando c'era Papa Francesco, insieme a un monaco benedettino con il quale lei collabora. Suor Hayat parlerà in arabo in questo video, ma ci sarà appunto la traduzione delle nostre interpreti. Lei vive a Karakosh, ha un master in antropologia sociale, insegna all'università e coordina diversi progetti di animazione con i giovani. Quindi grazie Suor Hayat, grazie Suor Luma per averci aiutato ad avere questa preziosissima testimonianza. Grazie Florence. Qualche giorno prima dell'arrivo del Papa sono stata incaricata insieme a Padre Wissam dall'Alto Comitato dell'Arcidiocesi Cattolica Siriana, responsabile di coordinare la visita del Papa, di organizzare i programmi speciali per la gioventù, per prepararli alla visita del Papa e preparare le loro famiglie. A questo scopo abbiamo creato un comitato speciale che va sotto il nome di La Gioventù della Piana di Ninive, che acclama Papa Francesco. Il comitato è stato formato da Padre Wissam, Padre Ronnie, Suor Hayat e vari altri religiosi e religiose provenienti dalle Fratellanze di Gesù Redentore, francescani e le suore fremiste.
insieme con altri volontari con cui abbiamo collaborato. Posso veramente dire di aver provato il tocco dello Spirito Santo che ci ha permeato durante la preparazione delle attività nelle varie serate, che hanno coinvolto aspetti spirituali, sportivi, culturali, preghiera, varie forme familiari e monastiche presentate da sacerdoti tramite un aiuto nelle attività, nelle serate appunto che abbiamo organizzato, che hanno coinvolto aspetti spirituali, sportivi, culturali, familiari. E difatti durante queste serate abbiamo organizzato molte nuove attività, abbiamo presentato un programma speciale con coloro che vivevano qui, abbiamo organizzato moltissimi incontri che hanno potuto essere tenuti proprio nella piana di Ninive e che sono potute arrivare all'attenzione di Papa Francesco. Poi abbiamo organizzato una serata di gratitudine per Papa Francesco che ha incluso vari spettacoli a cui hanno partecipato circa 10.000 fedeli, uomini e donne. Abbiamo ringraziato il Papa per la sua visita all'Iraq e a Karakosh in particolare. E poiché le sorelle domenicane a Karakosh si hanno preparato, gli studenti e coloro che lavorano con noi nelle scuole, insegnando loro l'inno della visita del Papa e la coreografia per ballare, abbiamo presentato anche varie letture sul Santo Padre, sul significato della sua visita in Iraq, il suo messaggio a noi e come dovremmo vivere questa esperienza, così che la sua visita porti gioia e benedizione alle nostre famiglie e comunità. Appena la porta dell'aereo si è aperta e Papa Francesco è apparso, il mio cuore si è riempito di gioia che non posso descrivere. Il mio corpo ha cominciato a tremare da una sensazione fortissima, la vista di Papa Francesco che salutava nel cielo dell'Iraq. Io sono entrata in un momento di silenzio, ho cominciato a piangere a causa dell'intensità dello stupore e della gioia e ho iniziato a provare tante domande. Come riesce quest'uomo così anziano a sfidare tutto, dalla malattia, dalla fatica, alle pandemie? Come riesce a rischiare tutto per tutto solo per dire al popolo iracheno: sono qui con voi, sono venuto qui ad asciugare ogni vostra lacrima, farmi carico del vostro dolore e darvi speranza. Sono venuto qui come un pellegrino concreto, contrito, ma sono stati solo momenti perché le risposte alle mie domande sono state date una alla volta. Io ho vissuto giornate che posso solo descrivere in un'unica parola, cioè paradiso in terra. Ho sentito la presenza di Papa Francesco come quella di un padre affettuoso, un fratello paziente, un uomo stimolante, un uomo di Dio e non solo un amico intimo, ma una persona con cui ho avuto un forte legame. Ho sentito che lo Spirito del Signore ancora una volta alleggiava sulle mie sofferenze e su quelle della mia gente dilaniata per colmare lo spirito di pace e solidarietà. E appena i nostri occhi hanno potuto vedere Papa Francesco, siamo stati pieni di pace e rassicurazione dalla benedizione garantita al nostro popolo come un unguento che dava sollievo alle nostre sofferenze e alle nostre ferite. Il pellegrinaggio del Papa mi ha insegnato molto sull'umiltà e sull'amore ai vulnerabili, a come la vita debba essere un pellegrinaggio permanente verso Dio e gli altri, verso il perdono, la compassione e la solidarietà, verso pace interiore e cura delle ferite. Papa Francesco è maestro di iniziative audaci. La sua visita a Sua Eminenza alle Sistani ha impresso in me una profonda lezione tramite la quale ho capito che è necessario rispettare la religione, le credenze e la fede degli altri così da poter costruire la nazione più umana. La visita del Papa ha avuto come obiettivo il dichiarare la pace in un paese in cui manca la pace. L'impatto del suo incontro è stato veramente globale, così come lo è stato un impatto spirituale umanitario su di me. La visita del Papa è stata un invito al mondo a puntare gli occhi su una terra innaffiata dal sangue e dalla distruzione, dalla marginalizzazione e dalla corruzione. Visitandoci ha assicurato a tutti quanti, ai cristiani in particolare e a me, che Dio parla e ci ama tramite la nostra presenza e che Lui ci guarda dal cielo e che ci assicura che siamo noi il suo popolo e che abbiamo diritto a una vita degna. Per questo motivo il respiro di nuova vita ci è stato portato da Papa Francesco, che ci ha trasformati in persone nuove, pieni di energia, fede e solidarietà. L'incontro interreligioso e di preghiera del Papa con vari leader religiosi insieme a Padre Abraham è stato un incontro di profondità che ci ha fatto capire come abbiamo tutti un unico Padre che ci ama e che ci aiuta e tramite il quale potremo
creare un Iraq più prospero. La missione proprio del Papa in Iraq coinvolge l'istruzione, e questo è chiaro, come anche tutte le istituzioni, nonostante siano sparse in varie zone indipendentemente nella loro attività, possono aiutare i cristiani. Anche nel mio lavoro come professoressa universitaria, la mia presenza richiede il testimoniare Cristo e i valori cristiani. I miei studenti sono di confessioni diverse, essendo una suora tratto tutti come fratelli e sorelle, e con il Papa abbiamo pregato per il bene e la fratellanza di tutti i nostri componenti. La partenza del Papa non è stata la fine di giorni di paradiso, ma piuttosto un nuovo inizio per una vita sul regno terreno con coloro che sono diversi da noi. Percepiamo ancora la sua santità che si propaga nella terra e nelle nostre profondità. Le sue parole risuonano nella mia mente e nel mio cuore. Il terzo giorno Cristo ha sconfitto la morte, e noi, come popolo dell'Iraq, abbiamo veramente vissuto questa esperienza di risurrezione nei 3 giorni di visita del Papa, soprattutto nella visita alla mia città natale di Karakosh. 3 giorni di gioia, sollievo, meraviglia. La mia popolazione ed io siamo pieni di ferite, di dolore, di logoramento, di ingiustizia dell'ISIS, ma l'abbiamo dimenticato tramite la presenza del Papa, che ha costituito per noi la realizzazione di un miracolo. Ed ecco dunque, è vero che non ho potuto incontrare il Papa faccia a faccia e non ho ricevuto la grazia e la sua benedizione, ma io ero fuori dalla chiesa dell'Immacolata di Karakosh con il mio popolo, gioendo e annunciando a tutto il mondo che noi siamo un popolo vivo, che ama la vita, un popolo di speranza, un popolo che ama la pace. Abbiamo gioito, acclamato e ballato tutti insieme, proprio come il profeta Davide ha fatto di fronte all'Arca dell'Alleanza, per celebrare la presenza di Dio. Il mio unico desiderio è poter incontrare il Papa di faccia a faccia per potergli dire una parola, che è grazie, ed esprimere a lui l'amore e la gratitudine del mio popolo. Infine mi unisco alla voce del Papa Francesco per dire con voce piena di fiducia: se Dio è un Dio di pace, perché lo è, allora è sbagliato dichiarare guerra in suo nome. Se Dio è un Dio di amore, come è, allora è sbagliato odiare i nostri fratelli e sorelle. Pace, 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 grazie, 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 Papa Francesco. Papa Francesco, quando si è incontrato con al-Sistani, così come stavamo dicendo, ci ha permesso di comprendere quanto siano profonde le nostre ferite. Nella sua visita a Sua Eminenza al-Sistani mi ha insegnato una profonda lezione, perché ha dichiarato pace in un paese che manca di pace. L'impatto del suo incontro con i rappresentanti civili e religiosi ha avuto un impatto storico e a livello mondiale, così come abbiamo detto, un impatto spirituale e umanitario, ma anche su di me. La sua visita è stato un invito al mondo per svegliarsi e rivolgere lo sguardo a questa terra, così come abbiamo detto, innaffiata da tanto dolore. Venendoci a trovare ci ha assicurato, e ha assicurato ai cristiani in particolare, a me personalmente, che Dio ama il suo popolo, vive in esso e ci guarda dal cielo, ci assicura la sua presenza, perché noi siamo il suo popolo e abbiamo diritto a una vita dignitosa. Ed è proprio per questo motivo il respiro di nuova vita che è stato portato da Papa Francesco tramite la preghiera con vari leader religiosi nella tenda nel nostro padre Abraham, che rappresenta un messaggio profondo e forte che ci dice che abbiamo un unico padre che ci ama, perché siamo uniti e gioiamo, e insieme possiamo costruire un Iraq più prospero, un Iraq vivo per le nostre differenze. E nelle nostre preghiere ho capito da Sua Santità che né la brutalità della distruzione, né l'ingiustizia dell'uomo, né la bruttezza delle armi si potranno frapporre tra chi prega Dio, perché Dio ci ascolta dalla profondità della nostra disperazione e fragilità.
La missione della nostra congregazione è proprio l'istruzione, come dicevamo, coinvolge l'accompagnamento delle persone nell'apprendimento, sia cristiani sia di altre religioni. E questo appare chiaro nell'interno delle nostre istituzioni, sparse in varie zone, indipendentemente dalla presenza o assenza di cristiani. Anche nel mio lavoro come docente universitario, la mia presenza porta alla testimonianza di Cristo e dei valori cristiani. I miei studenti e collaboratori all'università provengono da confessioni diverse e io, siccome sono una suora, tratto tutti come fratelli e sorelle. Nonostante l'immigrazione e il dolore che abbiamo dovuto patire e causato da altri all'interno dell'Iraq, per via della nostra confessione, insieme al Papa abbiamo pregato per il bene e per la fratellanza sincera e rispettosa di tutti i nostri membri. La partenza del Papa ha rappresentato per me e per il popolo iracheno non la fine di giornate di paradiso, ma piuttosto un inizio di una nuova vita nel regno terreno, insieme all'altro che è diverso da me. Noi ancora riusciamo a percepire la santità del Papa che si propaga nella nostra terra e nelle nostre profondità, così come le sue parole che ancora risuonano nella mia mente e nel mio cuore. Ed è proprio vero che purtroppo non l'ho potuto incontrare il Papa, così come ho detto, e purtroppo non ho neanche potuto ricevere la sua benedizione quando è venuto in visita alla mia città natale, a Karakosh, ma quei giorni sono stati pieni di gioia, sollievo, meraviglia, e la presenza dello Spirito Santo ha permeato queste giornate. Il mio popolo e io abbiamo dimenticato le ferite, il dolore, il logoramento, l'ingiustizia dell'ISIS, perché sebbene io fossi all'esterno della Chiesa dell'Immacolata Karakosh insieme al mio popolo e gioiva e annunciava al mondo che siamo un popolo vivo, siamo tutti noi una popolazione viva che ama la vita, la speranza e ama la pace. Abbiamo gioito, acclamato e ballato tutti insieme, proprio come ha fatto il profeta Davide di fronte all'arca dell'alleanza. Se dovessi incontrare Papa Francesco, il mio unico desiderio sarebbe esprimergli la mia gratitudine e l'amore provato dal mio popolo. Infine, per concludere, vorrei unirmi alla voce del Papa Francesco e dicendo in una voce piena di fiducia e speranza: se Dio è un Dio di pace, poiché lo è, allora è sbagliato dichiarare guerra al suo nome. Se Dio è Dio di amore, poiché lo è, allora è sbagliato odiare i fratelli e le sorelle. E allora ripetiamo ancora: pace, 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 grazie, 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 Papa Francesco. Suor Ayat dalla Congregazione delle Domenicane. Grazie. Grazie di cuore, Suor Ayat, per la tua testimonianza profonda e per la testimonianza che la tua congregazione continua a dare in Iraq, presente insieme ad altri religiose e religiosi, per la pace e per questa umanità intera, di cui questa umanità unica, una di cui parla Papa Francesco. Bene. Insomma, questo è stato il dolce di questo bellissimo pranzo italiano. Ma adesso noi abbiamo il limoncello. E questo limoncello ce lo offre Giulia Isabel Cirillo. È la responsabile della comunicazione del progetto Advocacy della WISG, che ringrazio, è qui presente insieme a noi. E Giulia ha origini napoletane, per questo noi abbiamo inserito il suo breve intervento dentro il limoncello. Giulia, insieme anche a questo evento, in questo mese abbiamo organizzato questi due eventi, Sisters Empowering Women e Sisterhood
works. La sorellanza funziona, vale, merece la pena, come si dice in spagnolo, no? Quindi Giulia, facci entrare un po' in questa campagna che tu hai portato avanti come advocacy. You are my sister. Tu sei mia sorella. Grazie Patrizia, grazie mille. Passo all'inglese per il mio intervento. So good afternoon to everyone. Buon pomeriggio a tutti coloro che si trovano nel nostro fuso orario e saluti a tutti gli altri. È bellissimo vedervi qui tutti riuniti per il primo evento di questa fantastica serie, quindi grazie per l'opportunità che mi avete dato di dire qualcosa oggi del progetto di advocacy della WISG. Sisters Advocating Globally è stato lanciato lo scorso anno a luglio. La sfida alla base di questo progetto riguarda il fatto che le esperienze e le competenze delle suore spesso vengono ignorate e vengono trascurate, soprattutto all'interno della comunità di sviluppo internazionale. E questa è un'enorme perdita, perché le suore sono in prima linea nelle crisi più complesse a livello umanitario. Dunque, questo progetto si basa sull'idea che la formazione, la costruzione della comunità e il sostegno alla comunicazione possono molto migliorare il lavoro delle suore, dando loro il potere, come dicevamo, di farsi sentire insieme e al fianco dei popoli più marginalizzati e più vulnerabili al mondo. Dunque, cosa significa questo in pratica? Nella pratica questo significa che questo progetto ha tre obiettivi principali. Primo, costruire la capacità per l'advocacy intorno alle iniziative WISG già esistenti nelle aree di tratta degli esseri umani, ecologia e salute. In secondo luogo, costruire e formare una rete globale di suore che può essere efficace, che può creare organizzatori efficaci e comunicatori potenti per il cambiamento. Terzo luogo, vogliamo amplificare la voce delle suore all'interno della comunità di sviluppo, creando una rete forte di alleati e partner. In questo momento siamo all'interno ancora del processo di definizione di ciò per cui le sorelle dovranno battersi nella fattispecie, capire in quali aree e capire anche come pianificare questi obiettivi. Patrizia mi ha gentilmente permesso di parlare oggi, così come lo farò anche nei prossimi incontri, ci saranno molti aggiornamenti. Per oggi vorrei portare la vostra attenzione sulla campagna Sisterhood Works, che è stata lanciata, come diceva Patrizia, lo scorso mercoledì sui social. È stata un'opportunità fantastica di vedere e condividere come il lavoro delle sorelle possa costruire un mondo migliore e più compassionevole, un passo alla volta in tutto il mondo. Quindi, in primo luogo, grazie mille a tutte voi che avete contribuito, avete preso parte a questo incontro. È stata una giornata incredibile, molto commovente e molto, molto profonda. Se ancora non avete visto la campagna, la potete trovare su Twitter e Instagram tramite il nostro canale di advocacy WISG Voice. Chiederò a Patrizia di inserire il link in chat in maniera tale che, se volete, potrete darci un'occhiata. Inoltre, organizzeremo altri eventi molto presto per condividere nuove storie e si spera incontrarvi anche online, quindi tenete gli occhi aperti. Per oggi è tutto, grazie per il vostro tempo, grazie per avermi invitata e spero di vedervi molto presto. E essendo io limoncello oggi, dico salute a tutte voi, brindiamo. Grazie. Grazie Giulia, scusami, non sono stata veloce. Se puoi metterlo tu nella chat, perdonami. È che con il limoncello una si distrae un po'. Grazie moltissimo Giulia, perché questa campagna You Are My Sister e Sisterhood Works ci aiuta a mettere l'accento proprio su questa sorellanza e soprattutto You Are My Sister, tutte le persone possono riconoscersi in qualche modo su questa sorellanza comune. Quindi grazie anche per aver messo il link, ma soprattutto Giulia, apri di nuovo il tuo microfono, ti chiedo velocissimamente due domande. Tanto so che tu sei velocissima nelle risposte. La prima è, quando è che faremo un incontro di questo, di questa serie? Sarà proprio sull'advocacy, no? Sì,
Faremo un incontro proprio sull'advocacy, Patrizia. Ti devo confessare che la data non me la ricordo. Ah, ma non la so neanch'io. Ah, ok. Però sarà a luglio. Sarà a luglio. Credo che sarà l'ultima di questa serie. Esatto. Vedi che quindi ce la ricordiamo, quindi è il 15 luglio. Giulia, solo un'altra cosa. Qual è una parola che tu affiancheresti alla parola advocacy per rendere questa parola più chiara per tutte noi? Credo che la parola giusta sia voce, voice, per questo abbiamo chiamato così i nostri canali, per dare l'idea dell'advocacy come come una canzone che cantiamo, una parola che condividiamo, uno sforzo che facciamo per esprimerci, per farci sentire. Grazie Giulia, grazie veramente e buon lavoro. E bene, penso che ci stiamo muovendo adesso veramente verso la chiusura, perché dopo il limoncello, come vi avevo promesso, abbiamo l'amaro. Ma prima di arrivare all'amaro, che intanto si prepara e io poi vi dirò anche la sorpresa, vorrei lasciarvi con una domanda. Tutte noi che abbiamo partecipato, domandiamoci come possiamo essere donne consacrate o like, uomini che empower, che creano spazi di autonomia e di autorevolezza per altre donne e per altri uomini. Come lo facciamo nella nostra vita? Grazie, grazie a tutte e a tutti, ma soprattutto grazie alle nostre interpreti. Vi invito veramente a fare un applauso virtuale, perché senza di loro questo incontro non sarebbe stato possibile. Grazie. E grazie anche alle nostre speaker, le persone che hanno condiviso con noi la loro esperienza, la loro riflessione. Vi invito, il prossimo incontro sarà il 27 aprile sul tema dell'economia e della salute. Vi chiedo di condividere in questo tempo, per chi vuole, una foto, un'immagine che dà l'idea delle donne che empower altre donne. Lo potete condividere nei vostri social con l'hashtag oppure inviarla a noi. Bene, adesso è il tempo dell'amaro. Un amaro dolce che è la nostra Suor Pat Murray, la nostra segretaria esecutiva, che chiedo a Florence di spotlight gentilmente. Chiediamo a Suor Pat, che è sempre molto brava, a cucire gli elementi principali di questo incontro. Ancora non la vedo, eccola Suor Pat, a te la parola per chiudere. Thank you very much, Patrizia. Grazie mille, Patrizia. Quello che hai detto è proprio vero, è stato un pranzo molto ricco. Vorrei quindi ringraziare tutte voi. Io credo sia stato anche un momento, un evento molto commovente. Abbiamo ascoltato Yolanda dalla Bologna, altri relatori dalla Spagna, dalla Francia, dalla Colombia, e infine Suor Yat dall'Iraq. E quindi in un certo senso proviamo anche noi un'immagine molto forte di ciò che è stato presentato oggi, un'immagine di un viaggio collettivo, un viaggio che ci richiede di essere pellegrini sulla stessa carovana, creando ponti ed essendo artigiani. E in un certo senso la sinodalità a cui siamo chiamati esprime proprio questo, perché siamo noi stessi persone in viaggio, e per questo motivo credo sia necessario adottare uno sguardo contemplativo come quello che è stato adottato in Iraq, e poi portare questa contemplazione alla tavola comune in una maniera inclusiva, perché la sinodalità è un'arte,
è qualcosa che dobbiamo imparare, imparare ad essere inclusivi, per essere campioni di discernimento e interculturali. E questo, questa rimane una questione aperta nell'incontro alla sinodalità, che però accoglie le differenze. Noi siamo tutte diverse, siamo tutte diverse intorno alla stessa tavola. E nel farlo cerchiamo di gettare le basi per un altro viaggio, un viaggio circolare in un certo senso, perché al centro c'è Gesù Cristo, e noi, in quanto donne religiose o donne battezzate, siamo chiamate ad essere presenze missionarie all'interno della Chiesa. E quindi, per concludere, vorrei dire che una delle cose che mi ha colpito di più è stata come noi donne, in quanto religiose, siamo in una posizione molto complicata per mostrare queste nuove modalità di leadership, perché in tutti questi anni abbiamo ascoltato, ci siamo ascoltate, ci siamo incontrate, abbiamo coperto distanze fisiche e culturali, e insieme abbiamo potuto discernere e comprendere la pratica del discernimento all'interno di un dialogo contemplativo. Quindi all'interno del nostro ascolto, delle nostre azioni, rientriamo nel creare questo grande tappeto della sinodalità. Per quanto riguarda l'impegno con gli altri, io credo che dovremmo apprendere da ciò che abbiamo compreso da questo viaggio insieme, perché nuovi orizzonti si stanno venendo a creare. E credo a questo punto veramente che alla conclusione possiamo dire che in un viaggio sinodale sia necessario dare leadership alle donne, perché siamo all'interno dei processi decisionali e siamo all'interno di tanti processi. Quindi penso davvero che in questi due gruppi di donne, religiose e laiche, ma anche i giovani, abbiano un ruolo fondamentale e utile per guidare questo processo. Teniamo dunque nota di quanto è stato detto, proprio per proseguire in questo cammino, in maniera tale che potremo veramente approfittare della chiamata in quanto religiose per arricchire la Chiesa, arricchire la comunità religiosa. Quindi vorrei ringraziare tutti voi per aver partecipato in questa maniera così dinamica e profonda, e vorrei chiedervi però di continuare a essere parte di questo viaggio incredibile che continueremo, l'abbiamo appena iniziato, perché è un viaggio che riguarda tutte le congregazioni, tutte le culture, tanti eventi, uomini e donne, giovani e anziani, coinvolge proprio tutti. Un viaggio che sicuramente condurrà al cambiamento, e un cambiamento che implica chiamata alla conversione e riconciliazione e unità. I miei ringraziamenti vanno a ciascuna di voi per aver partecipato oggi. Thank you, Sister Pat. Thank you, everybody. Grazie, Sister Pat. Grazie a tutte. Let's go to empower women and sisters. Andiamo dunque a dare potere alle suore e alle donne. Thank you. Grazie, Patrizia. Thank you, everybody. Thank you very much. Patrizia, grazie, lindo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Grazie per tutto, Patrizia. Con gusto. Obrigada. Adios. Grazie, Patrizia. Danke. Bye, Margaret. Grazie. Merci. Grazie. Oi! Como estás? Ela vai se mostrar outra vez. Está branquinha como. Está a ver, Patrícia? Não, não. 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 Não,